tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Inaugurato a Urbino il nuovo pronto soccorso. Carnevale di Fano, non c'è nessun allarme terrorismo. Individuato dai carabinieri il capo della banda che assaltò l'ufficio postale a Lucrezia 3 anni fa. ZTL in via Cavour, il sindaco prende tempo mentre i commercianti ribadiscono il loro no. Festa di Sant'Antonio, domenica in piazza 20 settembre, la benedizione degli animali. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. I carabinieri hanno individuato il presunto capo della banda che nel 2014 assaltò diversi uffici postali, tra cui anche quello di Lucrezia di Cartoceto. I carabinieri di Saltara e Fano hanno individuato il presunto capo della banda della Lancia Libra e un suo basista coinvolti nelle rapine agli uffici postali compiuti nel 2014 in diverse località della zona e nel vicino Abruzzo. Le indagini erano partite a febbraio di 2 anni fa, quando 3 banditi armati di fucile a pompa, dopo aver mandato in frantumi una vetrata laterale utilizzando come ariete un autocarro, avevano fatto irruzione nell'ufficio postale di Lucrezia di Cartoceto, impossessandosi di 20.000 euro. I banditi contavano di portare via i 60.000 euro consegnati poco prima dalla Fitis Security, ma un'impiegata aveva fatto in tempo a gettare il pacco con i soldi in un cestino dei rifiuti. Le indagini si concentrarono su un gruppo di foggiani e in particolare su un pluripregiudicato di Cerignola, considerato il capo della banda, che aveva una ramificata parentela a Fossombrone. Sebbene l'allerta fosse massima, ad aprile la banda aveva tentato di assaltare l'ufficio postale di Gallo di Petriano. Dopo una tentata rapina, il capo era finito in ospedale per problemi di salute e le redini erano così passate al nipote. Gli accertamenti hanno consentito di collocare con assoluta certezza il capo della banda sia a Lucrezia che a Gallo di Petriano. Il basista di Fossombrone è indagato per aver fornito supporto logistico alla banda. I PM di Pesaro, Monica Garulli e Maria Letizia Fucci, hanno trasmesso gli avvisi di garanzia agli indagati, attualmente liberi, per poi valutare la richiesta di un rinvio a giudizio. È stato inaugurato questa mattina a Urbino il nuovo pronto soccorso. È stato inaugurato questa mattina il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Urbino, realizzato ristrutturando e ampliando la vecchia sede per raggiungere un totale di 700 metri quadrati per un costo di 700.000 euro. Una struttura di importanza vitale per la vastità del territorio a cui si riferisce. L'ampliamento maggiore è stato realizzato nell'ingresso, in corrispondenza della rotatoria, che ha una superficie di 200 metri quadrati, dove sono stati posizionati un'ampia sala d'aspetto, un bagno per disabili e la camera calda, dove accedono le ambulanze, già concepita per accogliere le emergenze per calamità naturali, con gli allacci per ben 3 ambulanze contemporaneamente. Inoltre, un'altra miglioria rispetto al passato sono le vie d'accesso dei pazienti, esterni, separati naturalmente da quelli barati, dall'altra parte con in mezzo la postazione del triagista che controlla attraverso dei monitor i pazienti in attesa. L'ospedale d'Urbino ha cambiato ruolo dentro la riforma, è diventato l'ospedale di tutta l'area interna della provincia di Pesaro Urbino e il reparto in modo particolare dovrà assolvere un compito importante, è proprio il pronto soccorso, il nuovo spazio che si apre, più comodo, funzionale, adatto ad assolvere questa nuova funzione. La riforma ha cambiato tante cose e deve funzionare in tutti gli ingranaggi e fra tutti devo dire questo è uno snodo di grandissima importanza. All'interno i vari ambienti sono stati suddivisi in base a dei colori sul pavimento, per rosso la sala emergenze con 2 postazioni, il giallo per i 2 ambulatorie e le 2 sale di osservazione breve, inoltre sala attesa barellati, un ambulatorio separato per i pazienti psichiatrici. Il primario del pronto soccorso Filippo Mezzolani
ha annunciato che la nuova sede diverrà operativa il 13 gennaio con il travaso di pazienti e strutture che avverrà nella notte tra il 12 e il 13 e con gli operatori che saranno impegnati su due strutture contemporaneamente. L'auspicio naturalmente è che le 8 unità mancanti siano presto assunte per essere quanto prima a pieno regime. Questa noi ci aspettiamo che sia la prima fase della ristrutturazione di quella che è la unità operativa di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, che, come dire, ha due lobi. Un lobo è il pronto soccorso, quindi l'accettazione immediata, l'altro lobo è la medicina d'urgenza, che noi speriamo di completare una volta che i locali qui saranno stabilmente occupati e una volta anche che altri locali che in questo momento occupiamo in maniera transitoria possono essere ristrutturati per accogliere appunto la medicina d'urgenza, secondo lobo dell'attività della nostra unità operativa. Soddisfazione ha espresso anche il neopresidente dell'area vasta, Giovanni Fiorenzuolo, presente all'inaugurazione, che a pochi mesi dal suo incarico segna già un importante traguardo. Il pronto soccorso rappresenta la porta d'accesso ai servizi sanitari in tutta Italia. In Italia gli accessi ai pronti soccorsi annui sono 20.500.000. Di questi il 15% dopo necessita di ricoveri, il che vuol dire che molto probabilmente molta gente dovrebbe trovare soluzione al problema che pone, perché se va in pronto soccorso probabilmente il problema ce l'ha, ma questo va trovato una risposta a livello diverso. Il freddo adesso, il freddo che sta colpendo il nostro paese ha provocato anche delle vittime, purtroppo, in alcune città italiane. A Fano la situazione è sotto controllo. Dietro i volti e gli sguardi di ognuno di loro, una storia, una vita, un'esistenza che ha preso una china, alle volte per scelta e alle volte per necessità, spesso irreversibile, che traccia una linea sottile tra la normalità e l'emarginazione, l'esclusione. Vivere da clochard senza fissa dimora in questi giorni di gelo e di freddo è una lotta quotidiana contro la morte. A soccorso di questi uomini e donne piegati dalla vita ma mai caduti, associazioni, volontari, altri uomini e altre donne che allungano una mano fanno sì che gli abiti puliti e un pasto caldo, la speranza, non si spenga così nei loro occhi. A Fano una vera emergenza non c'è come nelle grandi metropoli, ma il popolo degli invisibili esiste e ogni giorno c'è chi si occupa di loro. In questo periodo siamo chiamati a fare anche un'azione di emergenza che è di tipo più assistenziale che pedagogico, però effettivamente di fronte alle esigenze dell'emergenza si rimbocca le maniche. Normalmente sembra che il discorso dei senza fissa dimora potrebbe essere quello più preoccupante. Ma in realtà in modo paradossale non è più così, perché noi abbiamo maggiori problemi con quelli a cui vengono tagliate l'acqua e il gas in casa e hanno figli minori. E quelli senza dimora in realtà sono sempre degli adulti e hanno esigenze sicuramente inferiori a quelle di pagare bollette molto care. Per cui ultimamente la Caritas ha affrontato questo tema anche sul discorso del pagamento delle bollette, del disagio abitativo e il discorso degli alimenti evidentemente, ma anche ha ampliato questo discorso con la distribuzione di indumenti e anche di arredi per la casa. Abbiamo un surplus di accessi, però considerate che noi gli accessi ulteriori li accettiamo anche durante il mese di luglio, agosto, eccetera, nel senso che noi quando vengono a bussare alla nostra porta non rifiutiamo mai nessuno, compatibilmente con le nostre possibilità. Tanto per darle un dato, rispetto al 2016 c'è stato un incremento al centro di accoglienza notturno, perché nel 2015 abbiamo avuto dall'1/1 al 31/12 345 ospiti. Quest'anno siamo arrivati al 31/12 412 ospiti, quindi questo significa che la povertà estrema evidentemente è in aumento.
A poche settimane dall'avvio del Carnevale di Fano si intensificano gli incontri per discutere di adeguate misure di sicurezza da adottare durante la manifestazione. Archiviato il Natale, ora bussa prepotentemente alle porte degli eventi popolari il Carnevale fanese che fra un mese esatto farà la sua apparizione. Tanti gli argomenti sul tavolo, i carri nuovi, le mascherate, il nuovo direttivo e la sua interpretazione di Carnevale e poi il getto e il suo contenuto di golosità con l'incognita sulla sua composizione ancora tutta da svelare da una bottonatissima presidente. Ma nelle ultime ore un altro argomento è venuto alla ribalta, la sicurezza. Sempre sull'onda lunga del Natale e di quelle piazze presidiate e protette dalle difese passive collocate, leggi fioriere, su indicazioni arrivate direttamente dal Ministero dell'Interno, visti gli accadimenti di Berlino, su tutto il territorio nazionale e quindi anche nel nostro. Non esiste un focus preciso su Fano ed il suo carnevale, precisano dal commissariato. Gli incontri, il prossimo è previsto per la prossima settimana, sono mirati ad attuare ciò che in tema di sicurezza sarà attuato in tutte le città dove vengono e avverranno eventi di massa come il Carnevale e quindi oltre a Fano, Venezia, Viareggio, Cento, Putignano e via via discorrendo. Se ci sono le forze dell'ordine è perché stiamo tutti più sicuri. Io quando vedo le forze dell'ordine sono più serena. Quindi ovviamente non è che ci dobbiamo nascondere dietro a un dito. Le condizioni in cui che viviamo sono particolari, quindi staremo attenti e nelle grandi manifestazioni in tutta Italia e in tutta Europa c'è una particolare attenzione. Noi abbiamo una grande manifestazione, è giusto che ci sia un'attenzione. Ciò non toglie che stiamo comunque tutti sereni e ci viviamo il Carnevale con la massima serenità come abbiamo fatto sempre. Una pianificazione dei provvedimenti ancora in una fase di definizione e che prevederà un accesso alle zone adibite alla sfilata controllato e monitorizzato a tutela e sicurezza di tutti come avvenuto anche in altre manifestazioni. Un carnevale più sicuro è un carnevale anche più festoso. Quindi noi in contatto con la prefettura, con la questura, stiamo mettendo a punto una serie di misure che diano la massima tranquillità ma che garantiscono, come già abbiamo fatto per la verità in passato con le telecamere che hanno dato grandi vantaggi nei confronti dei borseggiatori, dei bambini che magari si smarriscono, stanno, c'è la preoccupazione di vedere intanto non tutte le strade di accesso libere all'accesso ma privilegiare 5 varchi che saranno particolarmente attenzionati per vedere chi entra con che cosa. Il carnevale insomma muove decine di migliaia di persone, gli altri varchi che saranno anche quelli con personale della protezione civile, delle forze dell'ordine, che faranno anche la funzione di accoglienza e dare spiegazioni. E poi ci sarà il meccanismo sulle vie di maggiore interferenza con il corso mascherato, quello di apporre non degli ostacoli che danno l'idea della militarizzazione dell'area, non è quello, però dei mezzi delle forze dell'ordine che potranno impedire ciò che purtroppo è successo in Europa, in altre manifestazioni del genere, che dei malintenzionati possono interferire con un mezzo sulla folla, insomma. Quindi queste cose saranno fatte tutte proprio perché vogliamo una manifestazione assolutamente sicura e tranquilla, ospitale. E adesso la ZTL in via Cavour. Qualsiasi decisione sarà presa di concerto con le associazioni di categoria e i commercianti attraverso un percorso di condivisione come questa amministrazione ha sempre fatto e sempre farà. Lo ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha rassicurato così ieri sera i commercianti di via Cavour che hanno incontrato l'amministrazione comunale nella sala della Concordia. È nostra intenzione, ha detto il sindaco, riqualificare la via come altri luoghi del centro, ma al momento non ci sono elementi che possano far pensare ad una trasformazione di questa strada in zona a traffico limitato. Anche i commercianti in giornata hanno diffuso una nota nella quale ribadiscono che la chiusura significherebbe far morire il centro storico. Con la ZTL passerebbero tutti coloro che hanno il privilegio di un permesso e gli unici che non avrebbero accesso sarebbero i clienti delle attività. Venerdì prossimo a Fano si terrà un convegno per parlare di energie rinnovabili e verdi. Penso che più il comune
Allora, il Comune di Fano ha indetto un convegno per parlare di edifici intelligenti, ma per proiettare anche dei finanziamenti importanti. Sì, il convegno che è stato indetto per il 13 di gennaio è di edifici intelligenti, che è il nostro progetto che è partito già da un anno con partner CNA, insomma l'associazione di categoria di imprese, ERAP, ASE SPA e il Comune di Fano. In più mettere anche finanziamenti europei, perché sono in prossimità di uscire dei bandi europei per riqualificazioni energetiche, quindi informare le imprese, informare i cittadini di questa possibilità e portare a conoscenza di questi fondi. Quindi sempre per un supporto sia alle aziende che ai cittadini, l'amministrazione comunale ha voluto intercettare la regione. In più volevo sottolineare che anche la legge di stabilità, la legge finanziaria ha voluto supportare ancora di più gli incentivi, riconfermando tutti gli ecobonus, aggiungendo altri ecobonus per il settore dell'agriturismo, settore quindi dell'agricoltura, e aumentando anche quello del turismo, quindi vuol dire che sia a livello nazionale, quindi di governo, sia anche, quindi anche noi che come amministrazione sosteniamo molto il turismo, quindi è un, diciamo, importante, ecco, anche questo, di poter aiutare quegli imprenditori a poter riqualificare i propri alberghi e quindi portare turismo, portare cittadini. Allora, per chi segue e chi ci segue nell'edizione delle 20:30 c'è una comunicazione da parte dell'ANAS che informa che a causa di un incidente è temporaneamente chiusa in direzione Roma la statale 76 della Val d'Esino nel territorio di Iesi, in provincia di Ancona. Domenica prossima si terrà in piazza 20 settembre a Fano la tradizionale benedizione degli animali in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, che è protettore appunto degli animali. Il ritrovo è previsto per le ore 10 con una breve presentazione delle unità cinofile di salvataggio in mare, che precederà l'arrivo dei cavalieri delle giacche verdi. La benedizione di Padre Silvano, rivolta a tutti gli animali di ogni specie e anche alle loro famiglie, si svolgerà alle ore 11, a seguire poi la consegna dei panini e dei biscotti benedetti. L'evento si svolgerà anche in caso di cattivo tempo. E con l'appuntamento di domenica si chiude qui il nostro telegiornale. Vi ricordo che da giovedì 12 Fano TV diventerà emittente televisiva regionale, dunque cambieremo frequenza. Resterà il 17 invece il canale sul quale potrete continuare a seguire i nostri programmi. Quindi vi invito a tenere sotto controllo il televisore. Se intorno a mezzogiorno il canale di Fano TV sul 17 non sarà più visibile, significa che è necessaria la risintonizzazione del televisore oppure del decoder, considerando poi che di notte molti televisori, quelli di ultima generazione, fanno la risintonizzazione automatica. Però insomma, siccome il cambio di rete avverrà al mattino entro le 10, è bene che, per non perdere appunto per esempio anche l'edizione del telegiornale della sera, questa risintonizzazione venga fatta manualmente, o comunque assicuratevi che intorno a mezzogiorno o nel primo pomeriggio il segnale di Fano TV sia presente di nuovo sui vostri televisori. Per tutte le informazioni, se volete, comunque c'è il nostro numero di telefono 0721 86 14 33. E ricordo ancora una volta che comunque il canale sul quale continuerà a trasmettere Fano TV è il canale 17. Quindi da questo punto di vista non cambia nulla. È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata e a domani.